Questo video apre una serie di mini lezioni propedeutiche al corso che si terrà il 5 di maggio a Bologna, un corso intitolato Il trading online per chi comincia, rivolto ai principianti e aspiranti trader che vogliono imparare le basi del trading ed approntare un metodo di trading semplice ed efficace. In particolare, nella parte del pomeriggio che condurrò io, entreremo nel merito del trading con i cicli di borsa. E di come individuare dei validi segnali di acquisto e vendita con l'analisi ciclica. Cerchiamo ora di introdurre brevemente la teoria dei cicli di borsa. Naturalmente a Bologna vi dedicheremo gran parte del pomeriggio di modo da fugare e risolvere tutti i dubbi e le perplessità. Per capire il concetto di ciclo dobbiamo allontanarci per un attimo dall'analisi finanziaria e pensare ai fenomeni naturali che noi chiamiamo ciclici. Per esempio mi viene in mente il ciclo del giorno e della notte, l'alternarsi delle stagioni, i cicli lunari, molto importanti i cicli delle macchie solari che, come vedremo, influenzano palesemente la nostra analisi ciclica di borsa. Pertanto i cicli sono uno strumento che l'uomo usa per conferire una regolarità ai fenomeni naturali che lo circondano, così da poterli prevedere e trarne giovamento. Allo stesso modo, quindi, anche nella borsa, con il suo andamento altalenante, con il susseguirsi regolare di massimi e di minimi, possiamo riconoscere dei cicli che ci permettono di prevedere il suo andamento. Ma vediamo quindi come si definisce, come è fatto un ciclo e come si compone. Dunque, innanzitutto un ciclo è definito da due minimi, ovvero inizia con un minimo e finisce con un minimo. La distanza che c'è fra questi due minimi è definita periodo del ciclo. Inoltre il ciclo è caratterizzato da un'ampiezza, cioè la distanza verticale tra massimo e minimo. Un'altra caratteristica importante dei cicli di borsa è la loro struttura matriosca. Infatti, come vediamo, ogni ciclo contiene dei cicli più piccoli, generalmente di numero pari. Quindi, se riconoscere i cicli però su una semplice sinusoide di Excel è molto semplice, saperli riconoscere su un grafico di un indice o di un titolo azionario è un'impresa molto più ardua. Infatti, perché come vedremo, insomma, i cicli possono subire delle variazioni nella loro durata e la sfida sta sempre comunque nel poter identificare con certezza i massimi e i minimi, di modo da costruire le nostre operazioni di trading. L'unica certezza che abbiamo però è che i cicli partono tutti dallo stesso punto, quindi inevitabilmente la tendenza dei cicli superiori influenzerà quella dei cicli inferiori, così che si formeranno quindi dei cicli a rialzo e dei cicli a ribasso. Naturalmente dai minimi in cui partono dei cicli molto lunghi scaturirà una forte tendenza al rialzo e un'altrettanto dirompente discesa nella parte discendente conclusiva del ciclo superiore. Vediamo ora nel dettaglio l'elenco dei cicli in base alla loro durata. Ho cercato di limitarmi nel riportare i cicli di lunghissima durata, i cicli pluridecennali, perché ritengo che non siano strettamente pertinenti alla nostra operatività di breve e medio periodo, anche se comunque bisogna sempre tenerli da conto per fare un riepilogo della situazione ciclica ed economica in generale. Quindi, per dividere i cicli in base alla loro durata, direi di partire da due pilastri fondamentali. Per il lungo periodo useremo il ciclo decennale, ovvero un ciclo di durata di 10,5 anni, che è il ciclo più regolare e più costante e non a caso corrisponde al ciclo riconosciuto delle macchie solari. Su questo ciclo si strutturano i cicli superiori, qui ho riportato solo a titolo di esempio il ventennale, un ciclo di 21 anni. E al di sotto avremo di sotto del decennale ci sarà il quinquennale, biennale, annuale e semestrale. Per definire i cicli di breve e medio periodo introduciamo il termine
Tracy. Tracy è una crasi che sta per trading cycle ed è un termine coniato dal fautore della teoria ciclica moderna e contemporanea, l'ingegner Migliorino, che ha individuato un ciclo a 8 giorni che fa da paradigma per gli altri cicli di breve periodo. Infatti, vediamo che due tresi formano il tresi più uno, cioè un ciclo di 15 giorni, due tresi più uno formano il tresi più due e tre tresi più due formano il ciclo intermedio. Al di sotto del tresi avremo il tresi meno 1 di 4 giorni, il tresi meno 2 di 2 giorni e poi il giornaliero, il 4 ore, il 2 ore. E qui ci fermiamo. Una volta definiti i cicli per durata, dobbiamo imparare però a riconoscerli sui grafici. Abbiamo visto, insomma, che non è un'impresa molto semplice. A ogni ciclo corrisponde una media mobile che la regola vuole sia di periodo pari al ciclo, direttamente inferiore al ciclo che stiamo analizzando, su cui stiamo operando. Nell'immagine vediamo per esempio l'esempio del ciclo annuale in cui la media mobile, in questo grafico, quindi mi raccomando con time frame giornaliero, la media mobile sarà di 128 periodi, cioè metà anno, ovvero 6 mesi di borsa aperta. Quando i prezzi penetrano al rialzo la media mobile, il ciclo annuale ha fatto un minimo. Quando la penetrano al ribasso, evidentemente il ciclo annuale ha fatto un massimo. Sempre con le medie mobili possiamo mettere a punto un vero e proprio sistema di ingresso e di uscita, quindi con dei segnali di acquisto e di vendita con cui possiamo operare, semplicemente quindi utilizzando la media mobile del ciclo su cui stiamo operando e una media mobile di 4 ordini inferiore, ovvero il periodo della mo media mobile del ciclo su cui stiamo operando diviso 4. Dall'incrocio di queste due medie mobili, scattano dei segnali molto precisi di acquisto e di vendita, oltre comunque a darci delle conferme sull'andamento ciclico, cioè a dirci esattamente quando, se il ciclo è iniziato, o se non è iniziato, e se è finito, se ha fatto un massimo, o se è finito, oppure ancora è in fase discendente, in fase di chiusura. A Bologna ovviamente avremo il tempo di dedicarci a tutte le perplessità, comunque a vedere nel dettaglio come funziona il sistema delle medie mobili. E un'altra cosa molto interessante che affronteremo è la possibilità di confermare, di convalidare o invalidare i segnali delle medie mobili attraverso un altro strumento, cioè il MACD, un indicatore che, come sappiamo, insomma, come molti di voi sapranno, è presente sulla maggior parte delle piattaforme. Infatti, come potrete intuire, questo nostro, gli strumenti richiesti da questo nostro sistema di trading sono molto popolari, accessibili a tutti e anche molto, molto semplici, a dimostrazione che per fare un trading, un buon trading, un trading profittevole, non sono necessari particolari o ingenti investimenti, né tantomeno software particolarmente sofisticati. Quindi a questo punto io vi invito a consultare il programma sul sito www.borsari.it e chiaramente, insomma, richiedere tutte le informazioni e chiarimenti che vi sembrano necessari e opportuni all'indirizzo email che trovate indicato. Grazie.